a fare prima. Madonna che... Perché è... Perché è sprofondo nel terreno? Ok, erano blu. È il colore dell'anno! Sì, ma fa sboccare. Guarda, cazzo, sono un mirtillo. Vabbè, NPN manco. Aspetta, domanda... Domanda cruciale. Manti, che schifezza vedi come colori? No, neanche sforzare le mie orbite per definire. Cioè, non so, mi neanche capì dal tonio che c'ho fa sta merda qua di colore. Cioè, pare tipo una prugna marcia. Ma che prugna marcia? Sì. Guarda, quasi tutto smarso. Che biuro che sa sto qua in consegna. Vai, cazzo! Monster, sì, guarda il ramen, oh. Certo, certo. Non è una live, ci si domanda se... Sì, sì, ma il problema è cos'è questa vibrazione qua. Dai, Monster. E di usare sei penne. No, devo ci tocco un'idea. Ma sembrava tipo una macchinetta a tatuaggio, una roba del genere. No, no, è qualcos'altro. La macchinetta è la barba. Ah, era forse uno Zede Monster, un Zede Smorosa. Esatto, è quello. Ah, ma usa Monster. Porco. Attenzione. Sì, Pollo, sì, continua ecco, così, vedrai che... Se non sale il velo, no, che non altri so... Cioè, guardate, se sì. Devi dire che no, che il microfono che va da merda. Però Pollo non parlare. Appunto, quello è il problema, Pollo non ci arriva. Pollo? Adesso ci è arrivato, però. Sì, Pollo, no. Pollo non ci arriva. Però ti dici, Pollo, cioè... No, per sapere se l'abbiamo ancora capito stavolta. Adesso esci fuori, torno dentro, senza problema. Adesso che ha il divieto sul microfono. Va bene, dai. Andito avanti un attimo tempo così da chiamo traviare intanto. Aspetta che vado. Io vado da Cristian che fermo assistenza in due. Sì, dopo ad arrivare Steve col coso, col Torio. Oh, oh, ieri era ora. Madonna di sincro. Pausa caffè. Se penso a cos'era, giù bestemmi. Oh, c'è un cavo staccato. Jack staccato. No, il momento che hanno attaccato un jack in più. E faceva interferenza. Nel bravo. Posto sbagliato. A posto. Altri fratelli da fare. Daniel Lewis McMahon. Ecco perché si dite di merda. Ma che roll è cattivo. Eh? WWE Raw. Raw. È cattivo. Era come WWE Raw. Cos'è? Che se SmackDown, che se Raw. Se wrestling. Tipologie diverse. Dopo arriva Brock Lesnar. Mi ricordavo il Riesling, no? Wrestling, ma insomma doveva essere un vin diverso, insomma. Whisky diverso. Grande Cristian. Io no, no, dopo, non so se mi sbaglio, Madonna, cosa viene più che la volta la tua festa, Cristian, che ti aveva regalato. Dio, no. Io era whisky scozzese. Whisky sì. Scozzese? No, no scozzese. No. Sì, era vichingo. Sì, vichingo. Aspetta, fermi tutti adesso che penso, dopo ti dico. Si è fatto una bottiglia moda. No, irlandese. Irlandese. Cosa vuoi ditemi? Infatti devo ditemi noti. Ma come hai detto mi irlandese? Ho detto irlandese, dite ito scozzese. Ma porco di... Vedo che finisce sta serie, Dio. Comunque ho le prove qua, tutti ci vai. No, trattore, sì, no, mi dovrei anche modificare il porco a fano, no, amico. Ma se tu non desa spendi i soldi per fare officina buona a casa, ciao. Perché GPS e no GPS? Ma poi, ma la trincia l'avete comprata? Ah, noleggiata, sì. Mi sa. Come l'hai comprata, davvero? Ma perché il caricatore frontale non c'è? Sollevatore anteriore, no caricatore frontale. Ma va, sei un salame. Il bello è che sei un esperto giocatore di farming dei tempi 2011 e ancora fai confusione con queste robe qua. Mia un po'... Ragnar 414. Roba sia. Ecco, adesso registro. Oh, bravo bambino, adesso manca qualcosa. Ragno, sei un ragno. Marco ha detto porta qua tutto.
Sì. Porta via il trattorino e vien in Holland che dopo... Ma come ho detto messo, ma... Oh, ma guarda! Cosa? Guarda, il timone tutto storto adesso! Ma non adesso, so. Oh, deve avere tua mamma sita. Guarda, ho avuto che porta Scorpio al negozio, così che l'hai diretto e mi vuoi casa con Johan. Johan. Così che te è. E porto il Clash al negozio. Ma no, e... perché Clash al negozio? A pare c'era Scorpio. Te è with Newland, montare sul Gnolla. Dai che onda, che si Christian conda in letto e non un quarto. Beh, non dire queste boiate atomiche. Sì, perché non un quarto, le vese due volte al dia. Ah, giusto, quindi... Dipende, perché se uno ha l'orologio rotto... E sempre sì. Ciao, Franz. Ciao, bambini. Ma dove sei qua, Scorpio? Giusto per sapere. Senta qua, sta nuova tra il coso dell'uomo. Tra il coso dell'uomo. Ancora vorremmo viene a mandarmi se conosce una... Ora, tre, due, mi dice che arriva stagista. Attenzione! Cosa Marco? Marco Geo conosce... Un boiler. Più o meno. Comunque Matti è ancora passato. Se resta del primo bianco, se mi tratta il furto in vie. Dai che 9 mesi non è niente. Di boiate. Marco Ciao vieni qua perché non ho neanche super forza che funziona, non so neanche perché. Neanche a me comunque. Benissimo. Comunque se avrebbe la. Cosa vuole demo, che vediamo qua se arriva corrente qua dei pannelli fotovoltaici, dai. Metti la lingua. Bene. No. Qua che ti sbecco giù. Sì, ci sono un po' di colore un po' dappertutto. Beh, Carly Smith è un bijou. L'è un cesso con le ruote, letteralmente. Beh, Rico, te lascio a te che te l'hai tuo amato Kramer. Adesso bisogna fare azione mista, dobbiamo buttare quelle due balle e due balle. Neanche? Perché ti è 68 millilitri te fe 68 diviso 2. Non mettiamo anche a paia. Paia tanto gli nemo. No, se la potessi di DVD te beste madrio. Sì, ma domani a broca! Gli era un problema solo de che il caro là. Capisco che sta per provare, però non te si bravo. Cioè. Il verde a musica se bea, ma il brutto sai che non, se non si può farla te fai un baccano Ma perché non il butta per terra? Adesso perché cioè ti sei tornato bravo che adesso ti vesci un... solo perché ti sei un fresador, non è che quando ti fai male la presa adesso ti sei bravo tutto tia. Comunque Matti, domande sera che abbiamo andato a vendere due industrie. Prova a darti Cristian il mio butta per terra. Va bene. Io non lo vedo per terra. Vabbè, ci sentiamo per domani. Ciao, buonanotte. Ciao, notte. È padre e figlio qua che scaricano. Evviva, complimenti Jaiz per questo bellissimo trigger. Cioè, hai il DJ, hai la tramoggia là, è pronto a scaricare sul cemento. Scaricare fin prima. No, ma devi andare dove c'è proprio il segno, mi sa che è al limite dove c'è il robo là. O cioè scrive che altro mastro su tutto. Ah, più che altro ho paura poi scherzo che non mi passiamo. Esatto. Erca, è vero perché sei nel tuo, quindi vedi per te. No, ormai, ma... Oh, che mi hai suonato! Neanche ho fatto la fatica. Vendetta, va. Il cimicino. Va a soccorrere tuo figlio, dai. O ci frega niente. Madonna questi fai gradati. No, prendo per la cabina e poi alzarlo su. Comunque Matti, cosa suoni? Conosco, so che sei una tipa timida. Sappiami. Non mi interessa, qui mi interessa solo. Sì, oggi le ha qui bave a bocca. No, il profumino magari se lo domanda, ma al manco setto di chi che è figlio che mi ha detto no. Ma cos'è questa violenza? Che se fuori trigger, ti fai un ma no. Ti rischi di trovarti un piccone domani mattina. Martine abita fuori. Cosa? Ah, ma c'è il coso libero? No, si faceva meno. Oh, ciao per la Francia. No, svegliamo a girare! Marco che guida, bravo, complimenti. Non so cos'è, Matti. Driver off Fenty. Per gli e dopo un po' ieri un amico che aveva sempre danni. Sì.
Beh, tipo, ti ho tirato fuga un capo. Madonna! Guarda, Marco, vai figa, oh. Da fine giornata, pidani che cani, gli altri. Va, guarda sto bulletto. Gradasso. Sì, che c'è il fendino. Ah, l'ho fatto prima, fa gola. Ah, devi non incalcare di orazio. Sì, ma se tempo 120. Ragazzi, sotto. Produrre. Se due scherzi le ammetto. Sì, a 132.000. Sì. La faccia è un cazzo. No, faccio io veramente sono fatto io, no. Perché ecco la... Ma vai figa, vai mona. E il puteo Teron che viene fuori da scuola e dice... Faccio cazzo. Aspettate. Vada, finio. Sì. Aspetta, adesso voglio fare una cosa ignorantissima. La frase più bella che mi hai detto, dico, mi piace proprio fare il giro, mi fai tornare ai tempi di scuola, lui sta a posto. In effetti, non avevo una roba buona da dire. No, aspetta. Ma smonta che ho vinto da qua, amore. Boh. Wiii. E nei commenti sotto, quando si offendevano Vaie, nominavano sempre il nome mio. Aveva ragione Nico a dire questo, aveva ragione Nico a dire quello. E ora lì mi sono sentito importante, cioè. È venuto duro. Abbastanza. Ti fa male. Marco, che sempre... disegnetto. Buona, dai, finiamo qua. Marco, puntata. Perfetto, stasera. No. Da quel giorno gli piaceva il cazzo. Keiner, Omar... No, ci devo finire la puntata. Grazie Marco. Manca i seduti, perché abbiamo fatto un po' di biogas, ho comprato tre robette. E adesso intacchi tu un'altra punta o metto a fare... Sì. No, Forse me ne frega. Buono. Che un Superman qua. Allora spero Romo che d'acciaio. Tu abbia gli Assara dietro di te che ascolta tutto. No. Però potrebbe. Adesso da uno spunto. Sputo. No, un sputo. Un spunto. Sputo. Dunque. Che pensa lui. Dai che finimo. Fette. Buona. 3, 2, 1. Che cacchiere, ma cos'è il trampione? Pollo Monello. Vabbè, potevi anche non... Ma finito di registrare ora. Sì. No. Come io ho capito. Bravo. Cosa vuoi far sorpasso te che se ti blocco con la testata? Me ne vengo addosso qua. Ma... perché mi giro e vedo cose strane? È a posto, bene. A quanto pare Steve non è capace di dare. Ubriaco. Grande. Fatti colpa del lag. Esatto. Che per far stressare a destra. Oh, wow, aspetta che provo a tirare. Ah, ti sei proprio incastrato in mezzo alla rete, bene, a posto, perfetto. No, bisogna... Togli Scorpion e con la pala ti tiri via. O se no va direttamente con... no, non so se puoi fare uso. No. Tu internato. Oh, dai, attenzione. Per vedere un po' di vandalismo costruttivo. Vai! Dai con un urtondo di Rio. Che lì c'era incastrato sull'alba. Sì. Va che è girata. Non so, quella che l'ho dato avanti. Hai il lancio treno davanti, sì. Che donna ottava. Oh là, oh, perfetto. È ingegneria costruttiva qua. E con questo abbiamo concluso. Grazie dell'attenzione e arrivederci. Della raga!